Buongiorno, oggi siamo a Cassino, ci troviamo all'interno di questa unità immobiliare che sta al terzo livello della palazzina che oggi stiamo visitando e nella zona giorno troviamo questa sala. Possiamo vedere grazie alla tecnologia a 360 gradi disponibile sul sito www.cioffi-casa.it, possiamo guardare e apprezzare tutti gli angoli di questo ambiente. Spostando sia la visuale, toccando il monitor del cellulare e quindi cambiare la visuale, oppure oltre col dito da mobile, farlo anche da computer grazie al mouse e inquadrare ogni angolo che interessa. Vediamo quindi l'angolo cottura, vediamo l'ingresso con il portone blindato, accediamo all'esterno grazie a questa porta finestra che appunto ci permette la visualizzazione del paesaggio e quindi anche della vegetazione sulla bellissima montagna di Monte Cassino, quindi vediamo anche questo balconcino. Rientriamo quindi all'interno di questa zona giorno che oggi ci ospita e accediamo alla zona notte grazie a questo corridoio di comunicazione. Vediamo adesso la camera da letto all'interno di questa unità immobiliare e quindi la possiamo apprezzare nella sua dimensione. Adesso ci spostiamo sempre attraverso l'utilizzo del comodo corridoio, ci spostiamo nella zona del bagno e apprezziamo quelli che sono i complementi di arredo. Grazie sempre alla tecnologia 360 gradi potete ruotare il monitor e guardare quella che è il piatto doccia chiuso e quindi poi abbiamo di fronte a voi riposizionando la visuale grazie al mouse o al dito sul vostro cellulare, quindi guardare sia la lavatrice che il lavandino con la specchiera, il bidet e la tazza. Perfetto, quindi rientriamo nella zona giorno e lasciamo la zona notte alle nostre spalle, quindi riepilogando questa unità immobiliare composta da sala con angolo cottura, il balconcino, una camera da letto, il corridoio che dà la possibilità, come ben vedete, l'accesso al bagno. Da Cassino per oggi è per questa unità immobiliare è tutto, vi rimando ai prossimi video e a quelli che abbiamo già visto per avere un'ottima e completa visualizzazione della visita dell'unità immobiliare che oggi ci ospita. Vi ringrazio.